Siamo qua oggi anche come scrittori, come poeti, come semplici cittadini a gridare tutto il nostro sdegno verso un'Europa sorda che sembra muoversi oggi, ma temiamo, perlomeno io temo, che sia solo un evento di carattere mediatico. Allora, questa manifestazione credo sia importante per due motivi. Il primo, per dire che Refugees are welcome, questo è l'hashtag lanciato da questa manifestazione per dire che a Napoli i rifugiati sono ben accetti, sono i benvenuti. È la manifestazione più importante che si faccia sull'immigrazione ed è una risposta a quei muri che sono stati alzati in questi giorni. Noi non apparteniamo a quella parte di cittadini che insomma guardano a questi flussi migratori come insomma un pericolo. Ecco, la parola flusso migratorio è una parola che dà di per sé l'idea di quanto sia naturale in realtà, non un flusso, è naturale. Loro usano la parola ondata per spaventare, cioè l'ondata è qualcosa dalla quale uno notoriamente si protegge. Bisogna dire che c'è oggi una indifferenza notevole, ma non solo delle istituzioni, anche dei cittadini. C'è stata un'educazione all'indifferenza in questi ultimi anni e questi sono i risultati. Ho pensato come poetessa che un poeta non poteva restare in silenzio dinanzi a quella visione atroce di quei bimbi, in particolar modo del bimbo Aylan, comunque lì sulle rive del mare in estate, dove i bambini in realtà in estate devono assolutamente giocare a fare castelli di sabbia e non morire sulle rive del mare. Però io penso che l'indifferenza si possa vincere proprio con un gesto così estremo. Cioè noi tutti, borghesi, proletari, sindacalisti, lavoratori, vice sindaci, scalzi. Oggi Venezia, 11 settembre, nella marcia le donne e degli uomini di scalzi, parte da Venezia, ma allo stesso tempo da Kobane all'Ungheria, a Bruxelles, per la rottura di tutti i muri e tutti i confini. Siamo tutti cittadini! E questa manifestazione è particolarmente importante, non solo perché ha dato il via ad altre 62 città in Italia, ma perché si svolge al Lido durante la mostra del cinema nella stessa isola dove mesi fa dei profughi erano stati accolti con insulti e con minacce. Persone che sono venute a sostenere questa marcia, noi pensiamo più di 5.000 persone, però sai. Già era evidente che la cittadinanza, soprattutto quella romana, a differenza di come si pensava, a differenza soprattutto delle istituzioni, è un popolo molto solidale che si è preso in carico da solo, non solo dando contributi quelli che esercitano da volontari, ma anche autotassandosi a mantenere questo posto che in questi tre mesi ha fatto transitare circa 27.000 persone. Gente che ha sentito parlare di questa idea qua e oggi è venuto insieme a noi a marciare. Emergenza rispetto all'emergenza migranti, però si va avanti bene anche grazie alla generosità della cittadinanza. Quello che posso dire è che al Baobab serve tutto, ma soprattutto quello che serve è importantissimo, è l'aiuto di tutti i cittadini. Cioè tutti i cittadini possono fare qualcosa per i rifugiati, per i migranti. E fare questa cosa è bellissimo, ti arricchisce da morire. Cioè basta vedere i sorrisi e i visi, soprattutto dei bambini, ma non solo dei bambini, delle donne, di tutti loro. Appena arrivano bisogna accoglierli, le persone che cercano di andare via gli diamo il kit di sostentamento, le cose basilari, uno zaino, il dentifricio, la schiuma,
le cose basilari, una bottiglia d'acqua, una merendina, poi non mi ricordo cos'altro. Però possiamo dare un dato che è quello, invece un dato reale, vero, che dall'11 maggio fino a qualche giorno fa noi abbiamo ospitato circa 27.000 transitanti.